Ciao amici delle fate, come state? Benvenuti in un nuovo video di Celidonia Studio. Nel tutorial di oggi modelleremo insieme un piccolo omaggio ad Anna Shirley, meglio conosciuta come Anna dai capelli rossi. Credo che sia stata una fedele compagna d'infanzia per molte di noi ragazzine troppo fantasiose e un po' strane, sia attraverso il cartone che il romanzo di Lucy Maud Montgomery. Ed è stata una vera gioia in questi giorni vedere la nuova serie prodotta da Netflix. Omana, questo è un canale di modellato in pasta polimerica e fatine. Non è un canale di critica di film. Torni in topic, per favore. Ops, hai ragione, mi sono lasciata trasportare. Sì, un po'. Va bene, ora mi concentro sul modellato del cappello. Ecco, brava. Ma prima volevo fare una domanda. Che ne pensate di questa nuova serie? Vi è piaciuta? E basta! Ok, torno in topic. Nel frattempo sto modellando il cappello e ho utilizzato della pasta polimerica beige. E ora sto creando la texture della paglia. Ho anche inserito all'inizio due ganci fatti con il filo metallico che mi serviranno poi da supporto per il cordino del ciondolo. Poi con l'uncino vado a disegnare i dettagli. Adesso con i gessetti d'artista vado a dare le sfumature di colore e a creare quindi più realismo alla paglia del cappello. Adesso con un po' di pasta polimerica nera vado ad aggiungere il nastro per ornare il cappello, perché Anna ce l'aveva sia nel cartone che nella serie. Che fai? Ricominci? No, no, non faccio niente io, modello i fiori, vedi? Bene. Ecco, poi li mettiamo come avrebbe fatto Anna, ad ornare il cappello. Modello le foglioline.
Fiordaliso, detto anche Sentinella dei Campi. Le margherite, che certo non possono mancare. E dopo la cottura, ecco pronto il nostro cappello, che possiamo portare sempre con noi, appeso al collo, e che ci ricorderà sempre la bellezza dei campi incolti a primavera. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Iscrivetevi al canale per non perderlo. E se questo vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. Grazie, grazie per la visione e per il supporto. Ciao! Ciao ciao!